26 piloti hanno dato spettacolo presso il crossodromo Santa Rita di Cinigiano per il primo appuntamento stagionale con l'Endurance Squad FMI in un tracciato di 3700 metri dove i colpi di scena non sono certo mancati. Le prove cronometrate hanno dato subito ragione alla coppia Patrick Turrini e Michele Marco Monti, che hanno replicato la medesima prestazione vincente durante le due ore cronometrate, più un giro con una partenza al fulmicotone da parte di Patrick Turrini, che sin dai primi giri ha cercato di guadagnare terreno nei confronti degli avversari. Con Paolo Galizzi ad agganciarsi subito alle ruote del Sanremese, mentre Michele Marco Monti ha tagliato il traguardo e incassato il risultato tra gli applausi del pubblico. Presente alla gara toscana anche il pluricampione Andrea Cesare Junior in coppia con Sergio Gilli, che ha visto sfumare la sua performance per aver fatto rifornimento all'interno del tracciato poiché è rimasto senza benzina. Nonostante tutto, è stato avvincente vedere Andrea Cesari duellare prima con Paolo Galizzi per poi attaccare Patrick Turrini. L'assoluta di giornata ha visto il podio composto, oltre che dalla coppia Turrini-Monti, dall'argento Paolo Galizzi in combinata con il padre Alessandro Galizzi. Altra bellissima immagine questa che ci ha restituito il campionato Endurance Squad. Ed infine dal bronzo conquistato dalla coppia Samuele Cabassi ed Elia Domenichini. Medesima sorte per la categoria marce a coppia con il ripetersi del podio precedente e con la quarta posizione della coppia Mario Cinotti-Umberto Caronna e la quinta posizione dei due tori Nicola Montalbini e il sempre più performante Massimiliano Moro. Nella categoria marathon a distinguersi su tutti è stato Eddie Ghizzo in sella e suo Suzuki, fresco vincitore del titolo italiano Supermare Quad Cross 2019, seguito da un'incredibile Carla Gamboni che ha dato del filo da torcere a tanti competitors, mentre il podio si completava con Claudio Marefetti. La quarta posizione è stata di proprietà di Davide Gigli. Tutte in rosa la categoria JF 250 con la new entry di Lisa Turrini per la prima volta su quad al campionato italiano FMI in abbinata all'ormai conclamata Alice Barbetta, entrambe su Aeon. Aldo Lami e Marco Giusti sono ritornati ad essere i protagonisti nella categoria monomarcia a coppie, lasciando il secondo e terzo gradino del podio alla coppia Savone Mori e Incerti Palermo. Il prossimo appuntamento con l'Endurance Squad sarà a Polcanto, Firenze, il prossimo 27 ottobre.